Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparesso a Cose e oggi parliamo della KS74U. Già questo nome è abbastanza complicato, KS74U, e occhio, non AK74U, la S è molto importante in questa designazione, ci fa pensare a un Kalashnikov. A un Kalashnikov però con parecchie modifiche. Questo qui che vedete è molto famoso per film, videogiochi, è famosa una foto di Bin Laden con un'arma del genere. Ma non è soltanto una cappa con una canna tagliata un po' più corta. La storia di quest'arma in realtà è un po' più complicata di quanto sembra e le modifiche apportate alla K74 per realizzarla sono più di quelle apparenti estetiche esterne. La nostra storia inizia nel 1973, quando l'esercito sovietico fa la richiesta per un'arma compatta che doveva essere una via di mezzo tra un AK, appunto, un'arma automatica, e un mitra. Viene posto un limite di peso assai ambizioso di 2,2 kg scarica. Praticamente tutti i famosi ingegneri sovietici di armi da fuoco dell'epoca parteciparono a questo concorso. Simonov, Konstantinov, Stechkin, Dragunov, tutti i nomi che abbiamo già visto in video precedenti, e ovviamente Mikhail Kalashnikov. Il progetto di Kalashnikov non era il migliore del progetto. Soprattutto non andava a rispondere al famoso requisito dei 2,2 kg. Quest'arma, che poi verrà adottata per altri motivi che vedremo, in realtà ne pesa di più, ne pesa 2,9 scariche, quindi ben più pesante del requisito di 2,2. Notare tra l'altro che tutti i suoi concorrenti in realtà rispettarono questo limite di peso, che sono spesso limiti importanti, però venne comunque scelto il progetto di Kalashnikov. Venne scelto il progetto di Kalashnikov perché venne deciso che questo limite di peso non è così tanto importante, si potranno risparmiare parecchi soldi producendo componenti che sono già in produzione per il normale AK-74. Perché sì, ovviamente, quest'arma riprende tantissimo dalla AK-74 standard, anche se sia ben chiaro, molte parti non sono intercambiabili. Alcune lo sono, il caricatore, il calcio, il meccanismo di scatto del grilletto, ma per esempio già tutta la struttura, il castello dell'arma, sono simili ma non uguali. Le mire sono simili ma non uguali. Il sistema del gas è simile ma non uguale. In poche parole, non è la stessa arma con una canna un po' tagliata davanti, no, è più complicata di così la storia. Spostiamo quindi, come al solito, la telecamera con 2M per raccontarvi da vicino quali sono appunto queste modifiche fatte per rendere la K un'arma molto più compatta. Solo un taddeo ignorante crederà che per rendere una K corto basta azzoppargli la canna tagliandola senza troppi processi intorno. In realtà ovviamente non è così. La KS74U ha parecchie modifiche. Innanzitutto nel nome notiamo che c'è una S. La S indica in realtà il calcio pieghevole. Qualunque AK che ha una S in mezzo ha il calcio pieghevole. Ci sono gli AKS47 e gli AKS hanno un calcio pieghevole piuttosto che il calcio fisso. Ovviamente tutto il punto di realizzare un'arma così compatta va un po' a quel paese se non le metti pure un calcio fisso. Quindi in realtà tutte queste armi non sono AK-74-1 ma sono AKS-74-U. La U invece sta per Ukorocelli, accorciato, abbreviato. E queste lettere, la sigla AK-74-U, spesso lo fanno chiamare AXU, è più facile chiamarlo AXU, o anche qui al poligono lo chiamano semplicemente AXU per riferirsi a questo modello specificamente. La struttura dell'arma ovviamente è adattata per avere un calcio pieghevole, in particolare in questo punto qui c'è, vedete, questo laccio metallico che tiene fermo il calcio. Se lo premo posso andarlo ad aprire. Per ripiegarlo ho questo grosso pulsante. I caricatori ovviamente sono gli stessi, lo sgancio del caricatore è lo stesso. Una differenza evidente sono le mire. Vi anticipo che anche il sistema del gas è stato cambiato, ma effettuando questo cambio le mire sono state alzate di 3 mm rispetto agli AK standard. E soprattutto non abbiamo più una scala graduata, ma abbiamo una semplice tacca di mira in due posizioni, 400-500 metri o 200. Un'altra modifica abbastanza evidente è il sistema del gas. Ovviamente il pistone del gas della K arriva più avanti, quindi bisognava accorciare il pistone del gas e trovare anche un giusto bilanciamento affinché sufficienti gas nel sufficiente momento andassero a far funzionare correttamente l'arma. Questo dispositivo
questo che sembra un semplice spegnifiamma, in realtà aiuta in questo. Questo dispositivo darà abbastanza forza, manterrà abbastanza pressione nella canna per un tempo sufficiente per il pistone del gas di far funzionare correttamente l'arma. Oltre che ovviamente aiutare con il coprire la fiammata a proteggere il tiratore, perché vi assicuro la fiammata di quest'arma è più forte di una K standard. L'Axo utilizza le 5,45x39 standard di quell'epoca, adottate dagli anni 70 in poi, e la canna più corta ovviamente riduce la velocità. Normalmente da una K normale ad una velocità superiore ai 900 metri al secondo, da questa canna usciranno a 700 qualcosa, quindi si ha una perdita di 200 metri al secondo, e in realtà di gittata effettiva si perdono circa 100 metri. È sicuramente un'arma per combattimento a corta distanza. Un'altra modifica che non possiamo vedere che è stata fatta è alla canna stessa, in particolare al passo di rigatura. Se non sapete che cos'è un passo di rigatura, andatevelo a cercare nel mio video Guns 101. In poche parole, per stabilizzare correttamente il proiettile in una K normale si utilizza un passo di rigatura di un giro ogni 200 mm. Ciò venne valutato non sufficiente per stabilizzare correttamente il proiettile in una canna più corta, quindi il passo di rigatura venne aumentato, venne accelerato, quindi il proiettile va a girare più velocemente, portandola a una rotazione in 160 mm. Una importante differenza, perché mantenendo la rigatura originale si perde tantissimo di precisione e di stabilità del proiettile, quindi non si può prendere una canna e tagliarla, assolutamente no. Anche mentre la andiamo a smontare noteremo qualche piccola differenza. Innanzitutto, avere il cane armato aiuta. Poi, come in un normalissimo AK, abbiamo questo grosso pulsante che è anche un perno che in poche parole regge la parte finale della molla di recupero. Lo andiamo a premere e tirare in su la copertura. E la prima cosa che notiamo è che in AK normalissimo questa copertura è un semplice pezzo di metallo che si va a levare completamente. Mentre nella K74U, nell'Axu, è fissato con un perno in questo punto e ha la propria molla. E ciò venne fatto non tanto per un motivo pratico del non perdere questo pezzo o aiutare l'apertura. Il vero motivo per cui venne fatto è che questo perno, il fatto che è sempre fissato in un punto, assicura molta ripetibilità. Perché per accorciarlo, l'attacca di mira è stata messa su questa copertura metallica. Nel normale AK-47 ciò non è così. Il normale AK-47 ha le mire sulla propria struttura dell'arma. Il grande problema degli AK e di questo tipo di copertura lo si vede con le ottiche. Gli AK spesso hanno delle elaborate slitte di lato per attaccare le ottiche, perché attaccare delle mire qua sopra non è sufficientemente, come dire, stabile, non si ha una sufficiente ripetibilità delle mire. E questo fatto di metterci un perno in modo che questa copertura torni sempre nella stessa posizione aiuta un pochino con queste mire metalliche. Non sono delle mire fantastiche, sono delle mire a due posizioni, per sparare a breve distanza, ma comunque un po' di precisione in più aiuta. Ovviamente, come in un qualunque AK, andiamo a rimuovere la molla di recupero con la sua guida e poi, tirando indietro, possiamo andare a rimuovere l'otturatore e il porto otturatore. Ecco l'otturatore e il porto otturatore. L'otturatore è identico a quello di un normalissimo AK-74, mentre il porto otturatore, soprattutto il pistone del gas, come vedete, è diverso. È molto più corto di un normalissimo AK-74, quindi non sono dei pezzi intercambiabili. Per il resto, ovviamente, come per qualunque AK, abbiamo il classico sistema a gas con pistone a corsa lunga. Il pistone è un unico pezzo con il porto otturatore, il gas fa una pressione costante su questo pezzo che, acquisendo inerzia, mentre l'otturatore è fisso, provoca lo spostamento e la sua rotazione, e l'arma può compiere il proprio ciclo. Se volete sapere più informazioni su bene come funziona una K47 e tutta la famiglia di AK, vedetevi il video a riguardo. Così avrete anche una comprensione migliore di dove nasce la K. Oggi stiamo parlando soltanto di questa versione più corta. Rimontarlo, ovviamente, è lo stesso semplice processo inverso di qualunque AK. Inseriamo otturatore e porto otturatore, lo portiamo in avanti, possiamo inserire di nuovo la molla di recupero.
ed eccolo qua, che è pronto all'utilizzo. In realtà sono estremamente curioso di andare a provare quest'arma, vi dirò. Non vi dico nulla, andiamo a provarla e vediamo se le conclusioni alle quali arriverò saranno quelle che un po' mi aspetto. Eccoci qua con il nostro Axo, proviamolo. Ho aspettative positive nei suoi confronti, vi dirò. Come sempre, come con ogni AK, si inserisce il caricatore. Andiamo ad armare l'otturatore e possiamo sparare. Dopo aver sparato avevo fatto delle conclusioni, ma ho riflettuto ancora di più e quindi le rifaccio adesso a casa. La KS-74U è un'arma che mi è piaciuta veramente tanto. È leggera, maneggevole, la si usa come una AK, non ha più il rinculo di una AK. L'unica cosa che ho notato, ho l'impressione che la fiammata, almeno la... ecco, difficile vedere la fiammata, le armi raramente fanno fiammate in senso proprio, ma ecco, la concussione, come dire, dello sparo è un po' più forte rispetto alla cappa normale, anche perché la canna è più corta e ci sono parecchi gas ad alta pressione che ancora non hanno finito di espandersi, che escono fuori dalla canna e provano questa cosa. Quindi è abbastanza rumoroso, vibra più forte di una cappa, ma non è così male come cosa. E ho due osservazioni da fare alla fine, sono due osservazioni che vanno viste nel contesto di altre categorie d'armi in realtà. La prima osservazione è sui mitra. Non vedo perché qualcuno dovrebbe preferire un mitra a una K-74U. Pesano più o meno lo stesso. Ok, la K rincula un po' di più, ma è un rincolo assolutamente controllabile. Però la munizione è molto più forte. E questo mi fa quasi pensare, una domanda un po' retorica, se per certi versi i mitra non siano un po' in sé obsoleti. Se posso avere nella stessa dimensione e senza praticamente alcun vantaggio negativo un'arma che è più potente, perché non farlo? Certo, ci sono ovvi vantaggi nell'avere munizioni da pistola, ne puoi portare di più perché pesano di meno, sono molto più facilmente silenziabili, eccetera, ma per un utilizzo generico, potremmo dire, non vedo un motivo buono per preferire un mitra a una K-74U. La mia seconda conclusione si collega al video che ho fatto sui bullpup. Perché non mi piacciono i bullpup? E molti mi hanno scritto nei commenti che un buon utilizzo dei bullpup è in ambienti urbani dove si spara e si combatte in spazi più stretti. E perché non preferire una K-74U allora? È vero, il proiettile ha meno velocità di una cappa standard perché la canna è più corta, anzi ho controllato esattamente le tabelle balistiche, un proiettile alla volata di una K-74U corto è come quello di una cappa normale ma dopo aver percorso 200 metri, quindi è un po' più lento. 915 metri al secondo contro 720, c'è della perdita, ok, ma è una perdita così sostanziale? Non lo è. Credo seriamente che non lo sia, perché questa piccola riduzione della velocità del proiettile non è così drastica. È sempre un proiettile che va molto veloce e fa male se prende. Oltre i 400 metri è meglio avere una cappa normale? Probabilmente sì, ma anche a distanze estreme, se qualunque proiettile vi prende, vi fa male. E un'arma così corta non ha tutti quei difetti che ho elencato nei bullpup. È sempre un'arma molto maneggevole, molto ergonomica, molto ben bilanciata, molto facile da utilizzare, molto facile vederci dentro se ci sono dei proiettili, quindi è facile utilizzarla in sicurezza. Insomma, ha tutti i vantaggi di un'arma standard in un pacchetto compatto, senza bisogno di fare cose strane come i bullpup. E oggi, avendo provato la KS-74U, sono ancora più convinto che i bullpup sono inferiori, che non c'è veramente una buona ragione per utilizzarli. Appunto, l'argomento degli utenti che mi hanno commentato che un bullpup va meglio per ambienti urbani viene un po' annullato dal fatto che negli ambienti urbani si combatte a corta distanza, quindi una canna più corta non è un problema. E anzi, ci vai a guadagnare in maneggevolezza e ergonomia generale dell'arma. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre ricordatevi sono disponibili le magliette
Il canale, il link lo trovate in descrizione, sono anche disponibili come sempre le torce della Olight. Tutto questo sostiene il canale, io non ho l'ambizione di fare soldi con YouTube, ma sicuramente, come dire, non andare a rimetterci a ogni video aiuta un pochino. Grazie a tutti quanti e ci vediamo alla prossima!